Buon lunedì amici, stamattina mi sono svegliato a Torino, ho fatto una corsetta nella nebbia, ho fatto colazione in hotel e poi ho preso un treno per tornare qua a Milano. In stazione centrale da Gio Bastianich mi sono fatto un pranzo con Ale della Giusta, un creator fantastico che non vedevo da un sacco di tempo. Sono a pranzo con Ale della Giusta e una porzione del suo team, anzi una piccola porzione del suo team, e mi sta facendo provare il panino di Gio Bastianich. Come mai? Guarda quest'anno così. Ale, no, così non si può rivelare in questo modo. Non può rivelarlo, è segreto. Sono io che faccio le domande, dai qua. Ale della Giusta metterà le tracce in inglese, farà i video in inglese. Si potrebbe. E poi ho passato il resto del pomeriggio in collo, come al solito, tra scartoffi e altro. È lunedì, ma ho preso due voli perché questa settimana vado all'estero. Vado a Bruxelles per una collaborazione con la Commissione Europea. Parto giovedì. Il mio iPhone è dalla Spagna al Portogallo, è tornato a Milano, per cui spero che arrivi domani dopodomani. Come mi avete scritto nei commenti, mi sarebbe convenuto andarlo a prendere a Piazza Liberty a 10 minuti a piedi. A distanza di 2 settimane è arrivato l'iPhone. Nel frattempo questo attuale telefono funziona meglio perché con lo stuzzicadenti ho levato le cose. Però appunto per vloggare facciamo questo investimento nel migliore strumento di lavoro, giustifichiamola così. Non comprerò il 16 ovviamente, comprerò semmai il 17. Non è che c'è molto da unboxare. Ecco il telefono, l'ho preso nero. Ora l'ho messo in carica, entro stasera lo configuro. Chiaramente la porta è USB-C. Ed eccomi col telefono nuovo. Vedete le differenze? Non lo so, sto con la fotocamera interna. Mentre trasferivano i dati ho pranzato. Non l'ho ripreso perché i telefoni erano impegnati. Ora mi aspettano una sfilza di riunioni. Adesso con Miki in bici per fare una riunione dal vivo. Deve verificare la patente. Certo. Fatto, torniamo in ufficio. Oggi siamo con Manu di Marketers per registrare un po' di Tube Master. Portiamo a casa del bel materiale oggi. A pranzo oggi schiscetta di umami, avena, verdure, capperi, crema di piselli. Uso pure fagioli in realtà. È buono. Ricominciamo a registrare. Ho registrato il registrabile. Adesso sono le 5 ma esco subito per andare ad affittare uno smoking. Prossima settimana o quella dopo mi serve e non ce l'ho. Sartoria Lo Bosco. Smoking classico, bello, preso. Ora si torna a casa. Buon giovedì amici, sono all'aeroporto di Linate perché sto per andare a Bruxelles. Ho lavorato un'oretta in lounge, ho preso l'aereo, sono arrivato a Bruxelles e in taxi mi sono diretto verso l'hotel. E devo dire, non è male, la stanza è bella grande. E anche sotto l'hotel è pieno di spazi per lavorare, la classica soluzione europea. Sono in zona esattamente accanto alla Commissione Europea perché sono qua a Bruxelles proprio per la Commissione Europea. Infatti concentrerò questo vlog su questa esperienza. Il resto della settimana è sempre uguale a tutti gli altri vlog. So how did you become a champion? What makes you a champion? I don't know the process to be. Sono andato a cena in un hotel qua vicino, non da solo ma con alcune persone della Commissione Europea per parlare un po' dell'evento di domani, ma soprattutto anche con i 40 ragazzi che domani saranno i champion, che andranno ad ispirare poi gli ulteriori 400 ragazzi che parteciperanno all'evento. Perché sono dei champion? Perché hanno vinto nei loro paesi, nessuno italiano ma sono tutti europei, delle challenge di tipo professionale, ognuno è specializzato in qualcosa di diverso. Al tavolo con me c'era una persona esperta in costruzioni, in tecnologia del fashion, in pasticceria, e sono tutte persone che nel loro paese hanno fatto quello che in Italia è l'istituto professionale o l'istituto tecnico. In gergo europeo si chiama VET, Vocational Educational Training, che sono quelle scuole che ti insegnano a lavorare. Tutto l'evento di domani è apposta per ispirare i ragazzi, far vedere quali sono i temi dove c'è più richiesta di lavoro e far vedere che ci si può formare per trovare lavoro in quei campi. Infatti l'occupazione è proprio uno dei temi importanti per la Commissione Europea. Buonanotte amici. Buongiorno amici, sono le 8, oggi è il grande giorno, sono diretto al CESE, il Comitato Economico e Sociale Europeo, che è una delle tantissime strutture dell'Unione Europea, che è esattamente questo qua. Guardate un po' che struttura, sembra Google praticamente. Veloce controllo di sicurezza e siamo dentro. In questa sacca cosa c'è? I goodies. Braccia. Tutto brandizzato, European Skills. Tazza. Ok, sì. E svariati libri. Irene ci ha briefati. Sì. Sappiamo tutto quello che avverrà oggi, quindi ora se veniamo a cornetto. La prima cosa da fare. Dato che stiamo per iniziare, raccontami un po' cos'è questo evento e perché esiste. Il Meet the Champions of Excellence, organizzato dalla Commissione Europea e dal Committee, European Economic and Social Committee, è un evento che fa parte di European Euroskills. L'obiettivo dell'evento è quello di ispirare giovani europei provenienti da
tutta Europa grazie all'esperienza di questi champions. I champions sono questi ragazzi giovani che hanno partecipato a VET, quindi Vocational Educational Training, in italiano è scuole professionali, hanno fatto delle gare, hanno vinto e oggi sono qua per raccontarci la loro storia e mostrare un po' le loro skills in azione. E quindi l'evento, l'obiettivo è questo, è quello di ispirare le persone. Quindi ispirare i ragazzi per far vedere che questi VET funzionano per davvero fondamentalmente. Ok, e chi sono i ragazzi che partecipano oggi? I 400 ragazzi non champion che verranno? I ragazzi che verranno sono ragazzi un po' provenienti da tutta Europa che o faranno queste esperienze di scuole professionali, quindi VET. Quindi sono molto giovani? Esatto, molto giovani, tutti 18, 19, 20 anni. O hanno fatto questi corsi e adesso stanno già lavorando, fanno parte di organizzazioni che organizzano questi corsi, quindi sono tutti ragazzi che sono coinvolti in questi tipi di corsi VET o comunque che hanno l'interesse poi di farli. Ieri ho detto che i VET erano in Italia appunto gli studi professionali, le superiori. In realtà qua ragazzi sono un po' più grandi, perché nel resto d'Europa sono anche appunto studi alternativi all'università, come dei bootcamp o dei master specifici su delle professioni. Cosa che abbiamo anche in Italia, però in Italia abbiamo appunto anche tutti quanti gli istituti professionali e tecnici. So in this process the robot like is collecting the cylinder into the kind of boxes and then he apply the upper part on the cylinder and that's all the process. And then the robot disassembles everything to make it like it was the first attempt. Okay, and why is important? Because like the robot system integration plays a big role in current city, the automation is growing, so there is a need to spend money on automation, for example, work that can be hazardous for growing market. Yeah. Sono le 9.30, quindi vado in plenaria, che c'è il primo meeting. E mi siedo accanto a Inè, che è un influencer greca. What do you do in your account? I share business English tips, I share motivational tips and feel good tips. I'm a little bit all over the place, really, Marcello. E siamo gli unici due creator a questo evento, uno dalla Grecia, uno dall'Italia. Non a caso, perché Grecia e Italia sono gli stati in Europa con più bisogno per quanto riguarda le skills e chiaramente l'occupazione. Ci sono ovviamente gli interpreti, perché tutte le sessioni sono tradotte nelle varie lingue europee. And talk specifically about skills and why. Well, that's because we just had the European Year of Skills. If you haven't heard of that, we're going to tell you all about it. Can I see? And it's also in questa sessione iniziale il moderatore ha presentato un po' il progetto e c'erano appunto a parlare ad essere intervista dei champions. Un ragazzo era specializzato in automobili, una ragazza in fiori, un'altra ragazza in robotica, ognuno aveva il suo percorso. E hanno raccontato un po' appunto di come hanno vinto la gara nel loro paese. E a quanto pare alcuni paesi se la prendono proprio in maniera molto seria. E di quello che stanno facendo dopo, chi adesso sta aprendo la propria azienda, chi è andato a lavorare nell'azienda di famiglia, e è stato assunto da una grande azienda europea. E adesso i champions stanno andando a fare una foto con la Commissione europea, quindi volevo fare una foto della foto. Eccole qua, tutti quanti i champions. Guardate che roba. Ecco, in questo video qua si vedono per esempio un po' di competition che sono venute lo scorso anno. Per esempio qua c'è la meccanica, trasporti, idraulica, un sacco di cose, automotive. E queste sono tutte quante le varie competition, dolci. A fare la foto ci sono il commissario europeo Schmidt e il presidente. E adesso ragazzi stanno parlando con il commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali e col presidente del comitato economico e sociale europeo. Seconda parte della conferenza finita, c'erano tutta una serie di domande al commissario, al presidente o ai vari champions, sempre riguardanti l'istruzione, il fatto che fare una vocational education in una scuola professionale non è una cosa minore rispetto a fare l'università, che ci sono mille modi diversi, puoi fare sia vocation che università, solo vocation, solo università, puoi fare quello che ti pare fondamentalmente. E spiegavano come ci troviamo in un momento di shortage di lavoro, cioè c'è bisogno di lavoratori skillati. Bisogna colmare quindi questo benedetto mismatch lavorativo. So we are here with Stefan and you won the competition for cars. How does it work in your country, the competition? You have some different levels. It comes from the schools. Afterwards you finish your vocational education, you're qualifying with your good results and then it's getting the levels higher. And how many people did you have to compete to? 24 competitors. Okay. And what was your project? It's not like that we had a project. We're having like different tasks. Like if a customer comes to us in the workshop, like there are some faults in the cars prepared and we had to make troubleshooting for finding the faults. You want to work in your family business, right? Yeah. Okay, thank you very much. What's your name? Edwin. Okay, and you specialized in robotics, right? Yes. Can you tell me something about the challenge? We know this competition because our teacher told us, so we decided to participate with my partner. It's a job we have to in pairs.
In the competition, we have to make the robot. If we win the regional, we participate to the national competition and we won. And what are you doing now? I'm in school. I'm in a work study program. So I learn in my school robotics, mechanics, electronics, and how to program a robot. Okay. And in my company, I'm in charge of the electrical part. So you also work? Yes. So you said you won the character design competition, right? Yes. So it's very different for building robots or machines. How do they decide who win and who lose? They had these specific things, it's also creativity. They had points for every category, the one with most points. And what was your work? The character that we had to design was Human of the Future. Okay. That was the subject. I kind of went with like Mad Max and Cyberpunk, kind of like those worlds. And what do you do right now? I study right now. Media. Vocational college. Yeah, okay, and what do you want to do after? I think I want to study video game design abroad because Finland doesn't have that many good options. Ho fatto un po' di domande a un paio di champion, uno che appunto ha vinto il premio per quanto riguarda la parte di automobili, una ragazza invece per la robotica e un'altra ragazza per il character design, per i disegni, che mi interessava perché io sono in passato stato un disegnatore. Tutti e tre hanno scoperto, diciamo, questa challenge nel loro paese grazie alla scuola. Hanno fatto prima, diciamo, una sfida locale nella loro zona e poi una sfida nazionale. Alcuni già alle superiori erano in una vocational school, alcuni invece stavano facendo un vocational, diciamo, un'alternativa all'università, diciamo, che alterna lavoro e studi. E comunque, ragazzi, questa struttura è veramente carina. Cioè, carina, poi bella. Intendo proprio architettonicamente parlando. So, I'm here with the president and I wanted to ask you like a message for my audience, that is Italian young people, and we know that Italy is behind in respect to other countries in Europe, you know, in terms of employment. What do you think about it? I was recently in Italy, in Salerno actually, and I saw there were a lot of good examples for vocational education and training for young people. I think we have to foster those good practices and best practices. This we are doing here to really make sure that all young people have the opportunity to strengthen their skills, to have the right skills for all their professions. If you're a young guy from Italy, what do you think he should do if he want to go to work or get a proper profession? Well, I think skills means you need a basic education in school, but then not necessarily to go to a university directly. I think you should also think about other possibilities like traineeships or like apprenticeships, but this must be, of course, paid. And we need also the decent working conditions for this. And how do we recognize what are the skills that are needed in the field of work? Yeah, we have basic skills and we could see that today it's more difficult to find a plumber than to find a lawyer. So it shows, it doesn't mean that always artificial intelligence or IT is the absolutely key. Also basic skills are needed, but then it's important that people are not stuck in one way. They should have the opportunity to reskill, to upskill, and we need a guarantee for training that young people but also elderly people can always adapt their skills to the needs. Also to change professions. Sono riuscito a intervistare anche il presidente del Comitato Economico Sociale. Gli ho chiesto una domanda specifica sull'Italia e giustamente gli ho detto: non abbiamo bisogno solo di persone specializzate in temi digitali. Come spesso in realtà mi scrivete anche voi nei commenti, mancano anche alcune volte delle skill di base, come persone esperte in costruzione, idraulica. E giustamente, essendoci tanta necessità, magari finiscono a guadagnare di più di un avvocato che magari finisce in uno stage non pagato. Questo non significa di non fare gli avvocati o di non fare l'università, significa semplicemente tenete in considerazione tutte quante le opzioni per entrare nel mondo del lavoro. E mo se magna. Sono super contento che la Commissione Europea abbia scelto me per raccontare questo evento, perché sono temi di cui spesso parlo sul canale, cioè l'importanza dello skillarsi in abilità che sono richieste dal mondo del lavoro. Parlo spesso del fatto che l'università non è l'unico modo di avere successo nella vita, ma anzi, mettere le mani in pasta, alternare la teoria con la pratica, spesso è estremamente utile. E quindi tutti quanti gli studi vocazionali, studi professionali che ti permettono di farlo, sono secondo me un'ottima risorsa. Se lo dico io ha un peso, ma se lo dice la Commissione Europea e il Comitato Economico e Sociale Europeo ha un altro peso, quindi sono contento. Se volete approfondire, vi lascio comunque in descrizione un po' di link per approfondire. Ci sono anche delle occasioni che l'Unione Europea mette a disposizione per i ragazzi, come per esempio Erasmus Plus, che ti permette di fare degli apprendistati in giro per l'Europa. Quindi date un'occhiata e scrivetemi cosa ne pensate nei commenti. Con questo evento si è conclusa la mia settimana, perché poi sabato con calma sono tornato in Italia con l'aereo a Milano e poi oggi è domenica, quindi è il mio giorno libero. Ci vediamo con il prossimo vlog.